Beh, devo dire che è impressionante la forza e la determinazione di questa ragazza che ha richiamato noi parlamentari europei alle nostre responsabilità. Ci ha chiesto di non fallire perché il cambiamento climatico esiste, anche se c'è ancora qualcuno che nega questo fenomeno. Esiste, lo dicono i dati, lo dicono gli scienziati, e noi dobbiamo mettere in campo misure di contenimento, anzi di riduzione del 50% della CO2 in atmosfera da qui al 2030. Lo dobbiamo fare impegnandoci subito e con misure importanti, perché diversamente non sarà garantita la nostra presenza su questo pianeta. Ma in verità si può dire tutto, ma l'Europa ha fatto tante cose per l'ambiente. Una delle più importanti è stato l'accordo di Parigi. Se non ci fosse stata l'Europa, l'accordo di Parigi non sarebbe stato firmato, con l'impegno anche di Stati Uniti e Cina. Peccato che erano gli Stati Uniti di Obama, poi è arrivato Trump e li ha stracciati. Noi dobbiamo riprendere da quel percorso lì, da quegli impegni lì, e in Europa, ripeto, abbiamo fatto tanto, perché abbiamo subito messo in campo una strategia di contenimento delle emissioni di CO2. Non basta, dobbiamo fare sicuramente di più, ma dall'Europa è partita una forte azione contro il cambiamento climatico. Purtroppo è così, i temi dell'ambiente non hanno avuto sempre centralità e non sono sempre stati la priorità dell'agenda politica. Sono però scesi in piazza tanti milioni di ragazzi, anche in Italia, proprio un mese fa, e ci hanno ricordato che deve invece assumere il ruolo di priorità delle nostre politiche, perché è davvero in gioco e in campo la salvaguardia del nostro pianeta e anche del nostro attuale modello di sviluppo. Se noi continuiamo in questo modo, abbiamo bisogno di una volta e mezzo le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare. Ecco perché c'è un'urgenza di affrontare questi temi, e io penso che i partiti in queste elezioni europee debbano imparare a mettere l'ambiente al centro della loro proposta politica.